Nuovamente insieme qui a Sabato Sport Live. Allora, ci spostiamo dalle parti di Fukuoka con questo bel sondo foto ritmato. Perché? Perché andiamo un attimo ad analizzare quella che è la situazione Italia. Un sette rosa che il bronzo se lo prende e se lo porta a casa. Dall'altra parte invece i primi giorni che ci hanno portato ad una conquista, ad un'incetta di medaglie molto importante, tra cui anche diverse medaglie d'oro, con un Thomas Ceccone in grande stile. Stesso discorso per Gregorio Paltrinieri, che però poi ha dovuto rinunciare all'ultimo per una condizione fisica precaria, e quindi il capitano della squadra azzurra ha deciso di sventolare bandiera bianca, salvo però rimanere sempre fedele direttamente ai suoi compagni con un messaggio da brividi. Adesso la speranza che possa andare avanti tutto quanto ha sprombattuto. Ce l'abbiamo già il nostro ospite, caro Costantino, in cabina di regia? Possiamo andare? Ce l'abbiamo? Fammi un cenno. Ce l'abbiamo. E allora andiamo subito a parlare di Fukuoka, partendo però da quella che è anche una previsione, perché se ci andiamo a fare un giro dalle parti di swimbiz.it potremmo andare a vedere quello che è un approfondimento ben scandagliato su quella che è la figura ormai di riferimento di questa Italia, vale a dire Thomas Ceccone. Domani staffetta mista, parte prima dorso, quel dorso che al buon Ceccone piace e manco poco, che nel vento potrebbe fare anche direttamente da tampone, il detentore del record del mondo della distanza, lui che ha delfino, ci perdonerà il nostro ospite per averlo definito delfino, perché tecnicamente si dovrebbe dire farfalla, potrebbe darci veramente ancora tantissime gioie. Insomma, occhi puntati direttamente su Thomas Ceccone, oltre a naturalmente tutta quanta la selezione azzurra. E allora andiamo ad approfondire questo discorso in compagnia del direttore di swimbiz.it, Christian Zicche. Ciao direttore! Carissimo, buon pomeriggio a te e a tutti quanti i radioascoltatori. Allora, abbiamo tirato fuori l'argomento Thomas Ceccone perché, leggendo per l'appunto questo tuo punto, questa tua previsione, diciamo che ti piace leggermente tanto Thomas Ceccone, soggettivamente. Oggettivamente è giusto poter sottolineare che ora come ora facciamo anche affidamento a lui per quelle che potrebbero essere prossime medaglie in arrivo? Hai centrato perfettamente l'obiettivo. Non è che piace a me, piace all'Italia. È, diciamo così, il nostro numero uno, è il nuotatore di punta che ci ha mantenuti in galleggiamento e anche più del galleggiamento, perché ha già conquistato una medaglia d'oro, una medaglia d'argento. Oggi ha dimostrato, l'ho guardato, l'ho tenuto sott'occhio durante una staffetta che poi è arrivata al quinto posto, una mista di genere, cioè due uomini e due donne. Lui correva i 100 metri stile libero, nuotava meglio quelle 100 metri stile libero, l'ho visto particolarmente in palla. Hai fatto bene tu ad analizzare quel punto, perché se oggi è una giornata interlocutoria, no? Mm-hmm. Quindi una giornata, insomma, che ci ha visto in parte protagonisti perché abbiamo fatto bene nelle qualificazioni, in parte un po' così con l'amaro in bocca perché Simona Quadrella, splendida devo dire, è arrivata alla quarta piazza perché non si poteva oggettivamente fare di più, perché lì davanti c'erano dei colossi, dei Moloch quasi insuperabili, la prima peraltro la Ledecky. Domani dovrebbe essere la giornata conclusiva, anzi è la giornata conclusiva e dovrebbe essere la giornata di una consacrazione. Io mi sono bilanciato, ho detto innanzitutto puntiamo su Ceccone per la staffetta, una cosa che dobbiamo fare a quattro mista uomini, e lì credo che, insomma, ce la giochiamo a livello mondiale e non dico altro. Su di lui, beh certo, questa settimana gli abbiamo messo un po' la croce sulle spalle, perché nella gara che lo doveva consacrare campione del mondo è arrivato secondo. Lui che in quella distanza, e stiamo parlando del dorso dei 100 metri, è primatista. Guarda, te la butto lì subito, girandoti un messaggio del nostro radioascoltatore che è molto ottimista e ci dice: sembra fatto tutto di proposito a livello di situazioni per vedere un'Italia concludere in bellezza nella giornata di domani. Mi spiego meglio. Dopo una partenza sprint con tante medaglie a seguito, ottimi risultati, c'è stato un momento di impasse in questi ultimi giorni che però non ci deve far abbattere. Domani può essere la nostra giornata. Ottimista? È ottimista e sono d'accordo col radioascoltatore, cioè nel senso che il ragionamento è lo stesso. Siamo partiti col botto, poi abbiamo avuto un po' di affanno, pensavamo fosse un mondiale, ne è uscito un altro, anche perché poi vedi Andrea, sostanzialmente sono gli altri che vanno molto forte, perché questo è un mondiale, certo, dove cadono i record del mondo come se fossero noccioline, come dire. Andiamo forti pure noi. Siamo forti pure noi, però noi ci aspettavamo qualcosina in più. In realtà qualcuno
sostiene abbiamo sbagliato un po' i tempi probabilmente di selezione, che erano ad aprile, quindi siamo arrivati un po' col fiato lungo, però quelle, sai, sono tutte quante analisi tecniche che si possono fare o non fare, dirà poi il commissario tecnico alla fine dei conti qual è il suo sentiment rispetto alle condizioni di questi nostri atleti. Non tutti sono riusciti lì dove dovevano riuscire, mm-hmm. E però domani c'è, attenzione, parliamo di Ceccon, perché su Ceccon riponiamo, peraltro c'è anche una gara singola, certo, che sono i 50 d'orso, dove lui si propone come ingresso in finale con la quinta prestazione. Tutto può succedere anche lì, perché ci ha insegnato Thomas Ceccon di essere un atleta che ha il guizzo, l'inventiva, insomma il DNA del campione, che improvvisamente ti apre una gara come mai ti saresti aspettato. Quindi io dico i 100 uniti alla staffetta, ma andrei sul risultato anche secco della gara singola. E poi c'è evidentemente l'altra è attuale primatista del mondo, perché oggi gliel'hanno condiviso parzialmente, cioè sono andati lì a toccare lo stesso record, che è Benedetta Pilato. Ma ne approfitto, guarda, visto che hai citato Ceccone, siamo partiti proprio da Thomas. A livello di concetto di come affronti le situazioni, no? Forse un discorso pure che ha bisogno di tempo per essere analizzato, ma tu, prendendo come punto di riferimento Thomas Ceccon, hai la sensazione che quel tipo di valore, quel tipo di voglia, di consapevolezza non faccia parte di tutto quanto l'ambiente? Nel senso, vedere quel carattere che ha Thomas Ceccon, quella voglia di fare, quella consapevolezza di essere bravo, che ti permette poi di arrivare fino in fondo alle competizioni, nel resto di tutti quanti gli altri nomi, tu vedi questa sorta di dislivello? Beh sì, vedo il dislivello, vedo anche un po' di contaminazione, vorrebbero tutti fare il Ceccon, ma in realtà bisogna avere la classe del Ceccon, anche quelli che hanno, diciamo, un palmarès, una qualità molto elevata, tipo Martinenghi, che ha fatto peraltro, ricordo, uno splendido argento sui 100, poi un po' affaticato, quindi non tutti riescono a replicare. Ceccon, sai cos'ha? È un atleta che io ho definito un po' il Phelps all'italiana, cioè con l'aspettativa di vederlo magari alle prossime Olimpiadi con qualcosa di più al collo, e anche di importante, che cambi in qualche maniera anche la storia natatoria di questo paese, perché l'Italia del nuoto vince dal 2000, si è inventato la Pellegrini, Fioravanti, Rosolino, nomi che noi tutti quanti conosciamo, ma non un atleta che arrivi alle Olimpiadi e faccia strike, cioè che riesca a superare le due medaglie d'oro, per dirti, singole. E quindi lui è nella condizione di farlo. Poi è un atleta che ha bisogno di essere sempre sotto pressione, per quello che oggi lo hanno impiegato, ha rispettato un programma abbastanza lungo e anche, come dire, con una certa pressione, perché nuotare tutti i giorni non è semplice, un mondiale alla fine poi la settimana si sente dal punto di vista dell'affaticamento fisico, certo. Ma lui è fatto così, è uno che ha bisogno di nuotare, di esprimersi, di stare sul pezzo, come dirti. Quindi in questo c'è tutta quanta una caratteristica particolare, oltre che lui è strutturalmente, fisicamente l'atleta perfetto. Ora vediamo domani se riuscirà a centrare questa previsione che ho in mente, che ha ogni italiano, presumo. Soprattutto che male non ci farebbe, però ha fatto male anche l'addio anticipato di Gregorio Paltrinieri, e Andrea ci scrive per l'appunto: ma davvero era così preventivabile un addio così anticipato, sapendo anche che le condizioni fisiche non fossero ottime? Qua secondo me molti hanno sperato del fatto che, avendo conquistato quell'oro pazzesco, riuscisse ad arrivare fino in fondo. Ma guarda, c'è una differenza qui, rispondendo al radioascoltatore, c'è una differenza il fatto che Gregorio Paltrinieri è arrivato e si è giocato due sport sostanzialmente diversi, cioè quelli del nuoto fatto nelle acque libere e quelli della piscina. Nella piscina innanzitutto non c'erano degli strumenti valutativi sul grandissimo atleta che è Paltrinieri, ma che era da mesi che in qualche maniera latitava, non si era qualificato dal punto di vista della prestazione che gli veniva richiesta dal punto di vista cronometrico, è stato portato cercando di fare addirittura un test, e poi si è visto che questo test è naufragato in vasca, intendo ovviamente, perché poi a Paltrinieri non si può imputare nulla se non quelle bellissime medaglie che ha portato
nel bottino del nostro medagliere, ma ripeto, sono quelle del nuoto libero, delle acque libere. Negli 800 si è reso conto che la condizione non era quella che doveva essere, anzi era forse anche meno di quello che doveva essere, e si è ritirato, perché poi non ha fatto più, è ritornato in Italia. L'ho visto in TV l'altro giorno che osservava le gare di scherma con la fidanzata Fiammingo a Milano. Te la butto lì, proprio così, cotta e mangiata, ma secondo te, no? Ci si affida troppo a dei singoli nomi e quindi non si riesce ad andare oltre? Per esempio, prendendo questo messaggio, no, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata: ci si attacca troppo al nome di Gregorio Paltrinieri? Ma su questo hai ragione. Io penso che dovremmo passare anche un po' la mentalità. Appunto, cioè, ma perché così cresci poi? Perché sennò qua praticamente c'è un'opzione di blocco che non riesci più a sbloccare, scusa il gioco di parole. Sono d'accordo con te, tanto è vero che io sono un fattore da tanti anni delle selezioni, dei trials, come si dice in inglese, trials secchi, cioè nel senso una competizione a un mese e mezzo, poi quello sceglieranno i tecnici, che determini la squadra e che porti chi arriva primo, secondo o il tempo indicato, e quindi non con, diciamo, il fatto che tu sei Paltrinieri, quindi per forza devi essere portato in piscina. Ripeto, per quanto riguarda il fondo andava benissimo perché sapeva di una condizione molto buona, ma quello è un altro sport ancora. In quello bisogna, secondo me, fare un cambio di passo, tant'è vero lo stanno facendo un po' tutti in giro per il mondo, lo fanno i francesi che non guardano in faccia a nessuno, lo guardano i tedeschi che non guardano in faccia a nessuno, lo fanno gli inglesi, lo fanno gli americani e lo fanno gli stessi australiani, tant'è vero che la vincitrice dei 100 e dei 200 che ha battuto il record del mondo, O'Callaghan, di Federica Pellegrini, non fu portata ai mondiali in vasca corta perché non era nella condizione. Serve quindi, coraggio. Serve coraggio, è un cambio di mentalità. Ecco, noi siamo una grandissima nazione dal punto di vista natatorio, però siamo ancora probabilmente ancorati a vecchie tradizioni che vanno, secondo me, e così si va concentrati anche, perché è inutile portare per dirti 40 persone, un tempo si dice facciamo fare esperienza, ma al mondiale non si fa esperienza, si va per quantomeno per centrare una finale, poi dopo la medaglia quella è difficile da pronosticare, ma innanzitutto bisogna selezionare quelli che in quel momento hanno la condizione migliore, altrimenti si rischia di arrivare con attese molto importanti e poi portare dei risultati all'ultimo momento che non sono quelli che uno si aspettava. Grazie al direttore di swimbees.it, Cristian Zicca, per averci fatto compagnia. Direttore, è stato un piacere, buon lavoro e grazie. Anche per me, alla prossima, grazie a te, ciao.